È il 5 marzo del 2015 e un MD-88 della Delta Airlines sta per atterrare all'aeroporto La Guardia di New York. Le condizioni meteorologiche non sono affatto delle migliori, la temperatura è sotto lo zero e per tutta la mattinata l'aeroporto ha subito numerose e abbondanti nevicate. L'aereo comunque riesce ad atterrare sulla pista 13, ma in poco tempo l'equipaggio si rende conto che qualcosa non stava andando nel verso giusto. Appena pochi secondi dopo aver toccato terra, l'MD-80 ha iniziato a deviare verso il margine sinistro della pista in maniera del tutto incontrollata. Ed è proprio in questo momento che l'equipaggio del volo Delta 1086 si rende conto di aver perso completamente il controllo del proprio aereo. Come si sono trovati in questa situazione e come prosegue questa storia? Prima di proseguire, ci tengo a precisare, come in ogni mio video, che non sono un pilota o un esperto di alcun tipo, ma solo un grande appassionato d'aviazione, desideroso di raccontare queste storie. Ma senza ulteriori indugi, mettetevi comodi, allacciate le cinture, mettete mi piace al video, iscrivetevi al canale ed attivate la campanella delle notifiche e preparatevi alla storia del volo Delta Airlines 1086. Come annunciato dall'introduzione, è il 5 marzo del 2015 e ci troviamo all'aeroporto internazionale di Atlanta, in Georgia, negli Stati Uniti d'America. L'aeroporto di Atlanta è un vero e proprio mega aeroporto che ormai da decenni detiene record su record per volume di traffico e numero di passeggeri che ogni anno vi transitano. È infatti noto per essere l'aeroporto più trafficato del mondo intero. Ma non si può parlare dell'aeroporto di Atlanta senza menzionare Delta Airlines, la gigantesca compagnia aerea americana che ormai da decenni lo utilizza come hub principale. La presenza di Delta all'aeroporto di Atlanta rappresenta un caso quasi unico al mondo per la complessità e la densità delle operazioni che vengono svolte ogni giorno. Non è un semplice hub principale di una compagnia, ma il suo vero e proprio cuore pulsante. Pensate che in media in un giorno solo vengono operati più di 1000 voli solo di Delta in questo specifico aeroporto. È davvero qualcosa di fuori dal comune. Delta Airlines non ha bisogno di alcuna introduzione, è una delle principali e più grandi compagnie degli Stati Uniti, con una flotta di ben 913 aerei, una delle più grandi al mondo. E fino al 2020 Delta ha avuto in flotta ben 229 aerei della famiglia McDonnell Douglas MD-80, contando anche gli MD-90. L'MD-80 è un aereo che ha scritto letteralmente la storia dell'aviazione civile. Nato nel 1980, come evoluzione dello storico Douglas DC-9, ne sono stati prodotti oltre 1300 esemplari che per decenni, fino pressoché ai giorni nostri, hanno operato per centinaia e centinaia di compagnie aeree in tutto il mondo. Ne sono state prodotte diverse varianti per lunghezza di fusoliera, capienza di passeggeri e motorizzazione, tra cui l'MD-81, 82, 83, 87, 88 e 90. L'MD-88, che il 5 marzo del 2015 operò il volo Delta 1086, era immatricolato come November 909 Delta Lima e fu costruito e consegnato proprio a Delta Airlines nel dicembre del 1987. All'epoca dei fatti, quindi, aveva all'incirca 28 anni di voli alle spalle. Ma adesso è arrivato il momento di conoscere più da vicino l'equipaggio della storia di oggi. Il 56enne comandante aveva alle spalle oltre 15.200 ore di volo, di cui circa 11.000 sugli aerei della famiglia MD-80. In passato ha volato per la US Air Force e nel 1989 ha iniziato la sua carriera da pilota di linea proprio per Delta Airlines. Il 46enne primo ufficiale, invece, aveva all'incirca 11.000 ore di volo alle spalle, di cui poco più di 3.000 sugli aerei della famiglia MD-80. Oltre ai due piloti erano presenti tre assistenti di volo e 127 passeggeri, per un totale di 132 occupanti a bordo dell'aereo. Quella mattina la destinazione del volo 1086 era l'aeroporto La Guardia di New York, il terzo scalo aeroportuale della metropoli oltre al Newark e il JFK. Il La Guardia è un aeroporto di modeste dimensioni che si occupa principalmente di voli domestici o comunque interni al Nord America. Su questo canale lo avete già conosciuto nel video di Sally, o comunque nel resoconto della mia personale esperienza a New York, nella quale sono effettivamente atterrato proprio in questo aeroporto. Come già anticipato durante l'introduzione, quella mattina le condizioni meteorologiche a New York erano davvero pessime. La temperatura era di circa meno 3 gradi sotto lo zero, e quella mattinata l'aeroporto sarebbe stato interessato da diverse nevicate anche piuttosto intense. In origine il primo ufficiale sarebbe dovuto essere pilot flying, mentre il comandante pilot monitoring, ma per via delle condizioni meteorologiche
logiche fu deciso il contrario. In ritardo di circa 40 minuti, alle 9:15, il volo 1086 lascia il gate di Atlanta, questo per via di una riparazione tecnica alla maschera d'ossigeno del comandante. Intorno alle 9:24, il volo 1086 completa il decollo dall'aeroporto di Atlanta, vengono ritirati carrelli, flap e poco dopo l'aereo si immette sulla propria rotta verso New York. La durata del volo era prevista intorno all'ora e mezza e alle 9:54, mentre l'aereo si trovava alla sua quota di crociera di 33.000 piedi o circa 11.000 metri, l'equipaggio inizia nuovamente a discutere sulle condizioni meteorologiche all'aeroporto LaGuardia. Il comandante chiede al primo ufficiale di mettersi in contatto con il flight dispatcher, una figura all'interno della compagnia che si occupa di gestire i voli e le richieste degli equipaggi. Quindi il primo ufficiale invia un messaggio ACARS rivolto proprio al flight dispatcher, essenzialmente un messaggio testuale in cui gli richiedeva un aggiornamento sulle condizioni meteorologiche alla guardia. Il dispatcher conferma le abbondanti nevicate e che le piste stessero subendo i trattamenti antighiaccio. Intorno alle 10:10 l'equipaggio inizia a fare diverse considerazioni sulla distanza di frenata necessaria. Ho già parzialmente introdotto questo argomento nel caso del volo Miami Air 293 che potete recuperare sul mio canale. Durante questa discussione si prendono in considerazione diversi fattori importantissimi come la lunghezza della pista, l'estensione dei flap, la velocità di avvicinamento prevista e soprattutto le condizioni di frenata. Solitamente in caso di precipitazioni, quindi piogge e soprattutto di neve, i piloti una volta completato l'atterraggio vanno a riferire al controllore in torre le condizioni di azione frenante della pista. Questa azione frenante viene riportata mediante l'uso dei termini buona, sufficiente, scarsa, media e simili. L'equipaggio del volo 1086, una volta consultati i dati di performance in decelerazione dell'MD80, conclusero che era strettamente necessaria un'azione frenante riportata come buona e che se altri equipaggi avessero riportato azioni frenanti medie o sufficienti, la distanza di frenata necessaria per l'MD80 con la massima forza frenante possibile sarebbe stata di 2190 metri al fronte dei 2130 di pista a loro disposizione. Quindi entrambi conclusero che in caso di assenza di una buona azione frenante riportata non avrebbero intrapreso l'atterraggio alla guardia. Alle 10:18 l'equipaggio manda un ulteriore messaggio ACARS al dispatcher richiedendo informazioni in merito proprio all'azione frenante riportata sulla pista 1-3 di LaGuardia e avvisano anche della loro decisione di non atterrare in caso di assenza di buone condizioni. Pochi minuti dopo però lo stesso dispatcher risponde di non avere informazioni recenti a riguardo e che le autorità aeroportuali stessero lavorando per lo sgomberamento della neve. Alle 10:27 il controllore dello spazio aereo di Washington avvisa il volo Delta 1086 di mettersi in attesa attorno alla radiofaro di Robbinsville, insieme a diversi altri aerei in avvicinamento alla guardia, proprio per attendere il termine delle operazioni di rimozione della neve. Pochi minuti dopo il controllore dello spazio aereo di Washington ricontatta il volo 1086 per chiedergli conferma se fossero disponibili ad effettuare l'avvicinamento di tipo ILS alla pista 1-3 di LaGuardia. L'equipaggio rispose che tutto dipende dall'azione frenante, richiedendo in questo modo un aggiornamento sulla situazione. Il controllore, non avendo informazioni recenti su questa preziosa informazione, non fu comunque in grado di aggiornare il volo 1086. I piloti ribadirono di essere comunque in grado di eseguire l'avvicinamento richiesto, ma che l'azione frenante rappresentava un'informazione alla quale non potevano rinunciare. Alle 10:37 l'equipaggio mandò un ulteriore messaggio ACARS al flight dispatcher, in cui tra le righe si lamentarono di non essere stati avvisati in tempo da quest'ultimo relativamente alla chiusura della pista 1-3. Allo stesso tempo l'aereo viene passato in mano al controllore di New York Tracon, o Terminal Radar Approach Control, essenzialmente una frequenza che si occupa di gestire il traffico aereo in decollo e in avvicinamento dai principali scali della città. Alle 10:45 il controllore di New York Tracon avvisò i voli Delta 1526, un altro MD-88 e l'Envoy 3647, un CRJ-700, che purtroppo l'azione di frenata riportata alla guardia fosse scarsa, richiedendo a questi ultimi se fossero effettivamente in grado di proseguire con l'atterraggio nonostante questa condizione. Come prevedibile però, entrambi gli equipaggi risposero negativamente. Ascoltando questo scambio in frequenza, i piloti del volo 1086 compresero di non poter proseguire con l'atterraggio. Soli 2 minuti dopo però, alle 10:47, il controllore di New York Tracon torna in frequenza ed annuncia agli aerei presenti che un A319 della United fosse appena atterrato alla guardia ed avesse riportato una buona azione frenata.
scatenante. A questo punto gli equipaggi dell'Envoy 3647 e del Delta 1526 si convincono di poter proseguire con l'avvicinamento ed effettivamente così fecero. Alle 10.57 anche l'Envoy 3647 atterra sulla pista 1-3 e conferma l'azione frenante buona. Alle 10.59, quindi soli 2 minuti più tardi, anche il volo Delta 1526 atterra all'aeroporto La Guardia sulla pista 1-3 e conferma la buona azione frenante, anche se non informa gli altri aerei in frequenza a riguardo. Questa informazione è stata ottenuta in data successiva all'incidente, dopo che gli investigatori dell'NTSB si sono effettivamente confrontati con l'equipaggio del volo 1526. A questo punto il volo 1086 era stato autorizzato a proseguire e si trovava nelle fasi finali dell'avvicinamento. Vengono accese le luci d'atterraggio, gradualmente stesi i flap e successivamente abbassati i carrelli d'atterraggio. Alle 11.02 l'MD-88 atterra sulla pista 1-3. I carrelli principali posteriori dell'aereo toccano per primi la pista e nei secondi successivi anche l'anteriore. Il primo ufficiale nota che per qualche motivo gli aerofreni non erano stati estesi automaticamente e prosegue con l'estensione manuale. A questo punto il comandante aziona gli inversori di spinta. Gli inversori di spinta rappresentano un meccanismo tramite il quale i propulsori dell'aereo vanno per l'appunto ad invertire la direzione del flusso d'aria in uscita da questi ultimi in opposizione al moto dell'aereo stesso per contribuire alla decelerazione. A questo punto è necessario un piccolo approfondimento tecnico. Gli aerei della famiglia MD-80 rappresentano una classe di aerei di linea piuttosto particolare. Sono infatti aerei ad ala bassa con coda a T ed aventi i propulsori montati proprio nella parte posteriore dell'aereo. In fase d'atterraggio non è quasi mai necessario effettivamente utilizzare la potenza massima possibile degli inversori, ma per gli aerei della famiglia DC-9 MD-80 l'utilizzo della massima potenza di questi ultimi può rappresentare anche un vero e proprio rischio. Proprio a causa della loro posizione, il flusso d'aria altamente disturbato e irregolare che essi generano durante la loro attivazione può andare ad interferire con il piano di coda, in particolar modo con il timone, ed in questo modo potrebbero compromettere gravemente il controllo della direzionalità dell'aereo stesso nelle fasi iniziali della corsa di decelerazione in fase d'atterraggio, poiché appunto disturbando il flusso d'aria attorno al timone ne si riduce sensibilmente l'efficacia. Per questo motivo la McDonnell Douglas ormai già da diversi decenni aveva imposto alcune specifiche limitazioni alla potenza da utilizzare da parte degli inversori di spinta in fase d'atterraggio. In particolar modo veniva richiesto ai piloti di utilizzare massimo una potenza corrispondente a 1.6 EPR o Engine Pressure Ratio. Per farla molto breve, il valore di EPR rappresenta il rapporto fra la pressione del flusso d'aria in uscita dal motore con quella in entrata dalla ventola anteriore. A dirla tutta, però, esisteva un'ulteriore limitazione per piste cosiddette contaminate, cioè con presenza di acqua, ghiaccio o neve. Infatti, in questo specifico caso, il valore limite di EPR era 1.3 anziché 1.6. Durante l'atterraggio del volo 1086, però, il comandante, piuttosto che rispettare questo limite, porta la potenza degli inversori a valori decisamente superiori. Infatti, al loro picco, i motori presentano una potenza di 2.07 al sinistro e 1.91 al destro. Pochi secondi dopo aver toccato terra, l'aereo inizia a deviare verso il margine sinistro della pista 1-3. L'investigazione dell'NTSB successiva all'incidente non è riuscita a trovare una singola precisa causa di questo fenomeno. Probabilmente è da attribuire a questa leggera asimmetria di potenza fra i propulsori e alla presenza di vento laterale. L'aeroporto La Guardia è completamente circondato dalle acque di Flushing Bay e vi è il rischio concreto che l'aereo potrebbe finire in mare. Gli inversori vengono richiusi e poco dopo il primo ufficiale va addirittura ad interrompere il flusso di carburante ai propulsori per spegnerli del tutto. Fortunatamente l'MD-88 alle 11.02 e 52 secondi interrompe la sua corsa sfondando la rete perimetrale dell'aeroporto. E per fortuna tutti i 132 occupanti del volo 1086 erano rimasti illesi dall'incidente. Le procedure di abbandono dell'aereo però sono state eseguite in maniera decisamente approssimativa. A seguito della perdita di corrente elettrica, il sistema di comunicazione fra cockpit e cabina passeggeri smise di funzionare. Per via di questo, gli assistenti di volo non iniziarono subito le operazioni di evacuazione. L'equipaggio del volo 1086, ascoltato dagli investigatori successivamente all'incidente, riferì che il comandante non trasmettesse un particolare senso di urgenza relativo all'evacuazione
evacuazione dell'aereo e che quest'ultima infatti iniziò solamente dopo l'arrivo dei soccorsi e su suggerimento di questi ultimi. Nel complesso, per il termine dell'evacuazione furono necessari ben 17 minuti, un tempo assolutamente inconcepibile. Inoltre, l'equipaggio diede anche un'informazione imprecisa ai soccorritori sul numero di passeggeri a bordo, comunicandone 125 invece che 127. Questo poiché al conteggio sfuggirono due bambini che non avevano il posto assegnato ma che erano effettivamente in braccio ai genitori. La causa principale di questo incidente è stata attribuita all'utilizzo di una potenza eccessiva degli inversori di spinta, che hanno di conseguenza causato quel disturbo del flusso d'aria al timone menzionato poc'anzi, fenomeno che prende il nome di rudder blanking. L'NTSB ha suggerito agli operatori di aerei della famiglia MD-80 di modificare le procedure di atterraggio, includendo uno step in base al quale il pilot monitoring debba effettivamente annunciare al pilot flying il raggiungimento della potenza di 1.3 o 1.6 EPR. Nel complesso, le raccomandazioni scaturite da questo incidente sono veramente moltissime e coprono tanti ambiti diversi. È stata ulteriormente rafforzata la preesistente richiesta all'FAA, la Federal Aviation Administration, di poter sviluppare un sistema da implementare sugli aerei di linea che vada a misurare in maniera tecnica e precisa l'azione frenante riportata su una pista, così da poter ridurre la necessità su quanto riferito dagli equipaggi degli altri aerei. Infine, l'aereo protagonista di questa vicenda è risultato eccessivamente danneggiato ed è stato ritirato dal servizio. Questo è tutto quel che ho da dire sul volo Delta 1086. Spero che il video vi sia piaciuto e nel caso mettete mi piace, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati su tutto quel che pubblico. Noi ci rivediamo al prossimo video.